Che lo spettacolo cominci! Chiunque può vincere 40 euro pagandone solo 20. Per vincere dovete indovinare dov'è il dolce. Sicuro che non è una truffa? Sì, è molto sospetto. Tutte le tacce sono uguali. Bruno, sembra interessante. Puoi guadagnare dei soldi. Ragazzi, avanti, provate a giocare. Potete vincere un sacco di soldi ed è facile. Le regole sono molto semplici. Ora il dolce è sotto questa tazza. Lo copro, voi pagate 20 euro e guardate la tazza. Arto, io voglio provare. Per caso hai da cambiare cento? Ma certo, nessun problema. Vieni pure. Art, fai vedere a Mary dov'è il dolce. Mary, il dolce è sotto questa tazza. Ora guarda attentamente, perché devi indovinare dove sarà. Grande Mary. Stavolta scommetto 100. Ok, Mary, vai. Indovina. Vai, indovina! Oh! Allora, Mary, ti restituiamo i tuoi 100 e te ne diamo altri 100. Ciao, miei cari! Se non hai ancora iniziato a giocare al mio gioco Diana City, allora ti consiglio di iniziare subito e ti immergerai nel mondo reale della bellezza e del romanticismo. Nel gioco puoi controllare me e i miei amici della serie e visitare i saloni di bellezza. Ti aspetto, scrivi nei commenti cosa ti è piaciuto di più, link del gioco nella descrizione. Che ne dici? Vuoi continuare? No, 100 è meglio di niente. Io sono il prossimo. Forza, Bruno, forza! Ti ricordi dov'è il dolce? Sì. E quindi hai perso i tuoi 50 euro? Sì, Bruno, puoi continuare, ma hai bisogno di 50 euro. Art, puoi prestarmeli? Voglio recuperarli. Io ho pochi soldi, voglio giocare anche io. Ok, forza, Art. Ecco, dai, dammi i soldi. Ti ricordi dov'è il dolce? Okay. Sì, sì. È qui. Sollevalo allora. Hai perso. Voglio giocare ancora. Patrick, ma sei normale? Giorgia, lasciami giocare, dai, ti prego. No, vuoi perdere tutti i tuoi soldi? Ma io vincerò, so dov'è il dolce. No, Patrick, non hai bisogno di questi giochi. È meglio guardare la mia bella penna. È un fenicottero, è rosa. Compratene una anche tu. Però blu sarebbe meglio, eh? Che cosa? Ma tu vuoi decidere per me? Vai, Art! Sì, indovina. Dai, Art, indovina, forza! Dai, su! Prestami dei soldi! No, non ti presto! Dai, ti prego, se vinco te ne do la metà! Ok, quanto? Solo 100! Tieni! Dai, ecco, voglio giocare! Diana, quanto tempo dobbiamo ancora aspettare te e Giada? Per la seconda volta abbiamo dovuto iniziare 30 minuti dopo, ok? Laila! Che sta succedendo lì? Andiamo a vedere! Ok, andiamo! Ragazzi, prestatemi i soldi! Non abbiamo soldi! Ragazzi, dategli dei soldi, li ha persi tutti in questo non gioco. Non abbiamo più soldi. Non ce n'è. Dai, ragazzi, dategli dei soldi. Dai, me li darà forza, quando vincerà. Tasche vuote. Oh, Laila, guarda, Simone ha perso tutti i soldi in questa partita. Chiamala subito, dobbiamo dirglielo. Pronto, Diana. Mentre tu e Giada non siete qui, Simone sta facendo un gioco. Quale gioco? Come si chiama? Sta giocando il gioco dei tre bicchieri, ok? Sì. Anche se tu gli avevi detto di non farlo e chiede dei soldi a tutti perché ha già speso i suoi. Diana, secondo me dovresti lasciarlo. Oh, stai arrivando. Ok, ti aspetto. Ascolta, accetti anche i telefoni? Certo che sì, giochiamo pure. È qui, hai visto? Sì. Prendiamo il tuo telefono. L'hai perso? Qualcun altro? Prestatemi i soldi, voglio il mio telefono indietro. Raga, giocheremo di nuovo alla prossima pausa. Simon, non ti preoccupare, lo riprenderemo il telefono. E come? Devo chiamare Diana. Penseremo a qualcosa. Dai, andiamo ad allenarci.
Art, abbiamo avuto una bella idea. Questa idea l'ho avuta io, non tu. Beh, che significa? Io però ti ho aiutato. Andiamo. Cavolo, perché ho giocato? Simone, che è successo con il gioco dei tre bicchieri? Diana ti aveva detto di non giocare. Voi state zitte, sono affari suoi. Pensavo di indovinare dov'era il dolce. Ah, hai perso. Simone, ma come hai fatto a cascarci? Zitte, se ne occuperà da solo. Ci spiavate, telecamere viventi. Laila, io penso proprio che Diana dovrebbe rompere con Simone. Nat, Diana non lo lascerà mai e poi mai, si amano. In realtà è Diana che ama Simone, ma non credo che lui ami lei. Oh, ciao ragazze, accidenti, abbiamo cercato un taxi per due ore. Due ore, abbiamo perso un sacco di tempo. Ragazze, lo sappiamo che questa del taxi è una scusa. Sì, e sono tre giorni che siete in ritardo, ci mettete troppo tempo a truccarvi. Ok ragazze, dai, andate a cambiarvi, così magari iniziamo. Ragazze, non preoccupatevi, vi farò fare un allenamento molto intenso. Sì, recupereremo. Come no? Sono davvero stufa dell'amicizia di Giada e Diana perché dimenticano sempre gli allenamenti. Ascolta Diana, è ora che Laila e Nat stiano zitte e si permettono di dire troppo. Sei tu il capitano, non loro. Sì Giada, ma in realtà hanno ragione. Abbiamo fatto tardi per tre giorni di fila. Non è giusto nei loro confronti. Ok Diana, cambiamoci. Ragazze, ma quanto ci vuole ancora? Un attimo, ci stiamo cambiando. Sì, arriviamo. Potete sbrigarvi per favore? Adesso per cambiarsi ci metteranno altre tre ore. Sono davvero stufa di loro. Ragazzi, abbiamo un problema. È una cosa molto cosa? Seria. Mentre mi cambiavo il mio reggiseno è caduto nel water. E quindi? Come quindi? Mica posso allenarmi così? Oh Diana, ecco qua, ora vai a mettertelo e andiamo ad allenarci, d'accordo? Ok. Dai Diana, andiamo. Sbrigati. Laila, il reggiseno di Diana era fradicio. Lo so. Sono scioccata, Simone ha rinunciato al telefono. Mari, è solo un gioco, Simone ci ha provato e ha perso. È così sfortunato! Diana dovrebbe rompere con lui. Accidenti, avrei dovuto giocare e avrei vinto. Patrick, ma sei pazzo? Non vedi che dicono tutti che Simone ha fatto male a giocare perché ha perso? Vuoi che lo dicano anche di te? Dai, smettetela. Sì, ha perso, ma è pur sempre un gioco. La cosa più importante è che tutti si divertano. Oh sì, che divertimento, Simone mi deve 200 euro. E non ti ripagherà, tranquilla. Ok ragazze, ora è a posto. In realtà anche se è ancora bagnato non è scomodo. Diana, non preoccuparti, ci alleneremo e si asciugherà subito. Abbiamo fatto davvero tardi. Sì ragazze, sbrighiamoci. È tardissimo, forza. Sì, andiamo. Simone mi sconvolge, è proprio uno stupido. Tutti sanno che è un pazzo e un impostore. Ma Diana invece gli crede, questo è il problema. Sì, lo so, ha speso tutti i soldi per questo gioco. E anche il suo telefono. Vedrai, Diana sarà mia. Perché questo gioco finirà molto presto. Sì, e Simone farà vedere il suo vero volto. Questo è certo. Presto Simone piangerà lacrimoni d'elefante così grandi. Sì, ma solo il tempo darà le risposte. Ok, ma non essere così emotivo. Baby, io sono un grande filosofo. Sinceramente ragazze, non è così comodo, lo sento molto strano. Ehi, ciao Diana. Ciao Dima. Come stai? Non troppo bene, e tu? Senti fratello, lasciaci andare, dobbiamo andare ad allenarci. Sì ragazzi, questo non è il momento giusto, ok? Sì Dima, questo non è il momento di provarci con Diana, perché adesso dobbiamo correre e andare ad allenarci. Io non sto parlando con voi. Diana, andiamo al cinema. Accetta prima che sia troppo tardi. Sì, proprio ora, perché posso cambiare idea. Ok, Dima, sei davvero molto spacciato. Ora andiamo ad allenarci. Ciao. Diana, ciao, Dima. Pensaci. Dai, lasciaci andare. Hai visto? Diana verrebbe al cinema con me. Io te l'ho detto che presto verrà al cinema con te. Ok, ragazze, iniziate. Devo fare una chiamata veloce. Cavolo. È davvero strano. Cosa, sì, Diana? Dobbiamo allenarci. Il telefono di Simone è spento. Laila, Nat, siete venute a scuola? Non avete visto Simone? Accidenti, Diana, te l'ho detto al telefono. Ti ho detto che Simone aveva speso tutti i soldi per la partita dei bicchierini. E ha perso anche il telefono. E quindi non risponderà al telefono per molto tempo. Accidenti, Simone è uno stupido, ma non sei stufa? Ok, ragazze, smettetela di parlare di Simone in questo modo. Lui è il mio ragazzo. Sapete che siamo molto innamorati. Quindi che cosa volete? Perché volete che ci lasciamo, eh? Diana, io se fossi in te prenderei in considerazione Dima. Sono d'accordo, Dima non è così problematico. Cosa? Ragazze, ma che dite? Dima non è semplice, usciva con tutte, con Eva, con tutte le amiche di Diana. Nat e Laila, ascoltatemi bene, smettetela di parlare del mio Simone, d'accordo? Lo decido da sola con chi uscire.
Ok, Diana. Sì, ragazze, non mi servono i vostri consigli, avete capito? Pronte? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Che cosa dirò a Diana? Mi ucciderà! Ma lei è l'unica che può aiutarti. Mi dirà di lasciarla in pace. Non lo farà, dille la verità. Ma la metto sempre nei guai. Ma sì. Siamo le più forti! Ciao ragazze! Bruno, ciao! Simone, mi spieghi perché quando ti ho chiamato il tuo telefono mi dava la segreteria? Diana, ti posso parlare? Ok, parliamo. Come al solito arrivano i giocatori di basket e l'allenamento finisce. Sai una cosa, Laila? È ora che Diana veda il vero volto di quel giocatore. Sì, perché Simone inizia davvero ad irritarmi. Simone, dimmi dov'eri e perché il tuo telefono è spento. Ti chiedo scusa, Diana, veramente, scusami. Simone, che è successo? Stavo giocando al gioco delle tazze e ho speso tutti i miei soldi. Poi ho deciso di giocarci il telefono e ho perso tutto. Simone, il gioco dei tre bicchieri è il gioco a cui ti avevo chiesto di non giocare. Per favore, dai, non urlarmi contro. So di aver sbagliato, ma puoi prestarmi dei soldi così potrò riavere il telefono? Aspetta, Simone, non capisco. Dov'è il tuo telefono adesso? Ora c'è la Art. Quale dei due Art? Quello della 9A. Oh, sono assolutamente scioccata, Simone. Art della 9A è la persona che ha preso il tuo telefono? Sì, esattamente. Ok, Simone, andiamo a cercarlo e poi vado a riprenderti il telefono. Non te lo darà senza soldi. Oh, dici di no, lo farà e come invece? Andiamo. Diana, dove stai andando? A riprendere il telefono di Simone che ha perso a quello stupido gioco dei bicchieri. Accidenti, Bruno, anche tu ci giochi. No, non sono così. Ok, Bruno. Ok, ragazze, tornerò presto. Se continua così non sarò più amica sua. Nemmeno io, sono davvero stufa di lei, Laila. Ragazzi, continuiamo il gioco. Chi è il primo a giocare? Io! Ma no, io! Fermatevi tutti, nessuno giocherà più a quel gioco. Ok, ragazzi, Diana? Ehi, Art, dov'è il telefono del mio ragazzo? Sì, dov'è il mio telefono? Ascolta, Diana, nessuno lo ha costretto a darci il suo telefono, è stata una sua scelta. Esatto, Diana, di a Simone di non giocare mai più con il gioco dei tre bicchieri. In realtà, Diana, è meglio che lasci Simone perché non puoi contare su di lui. Io invece posso contare su Patrick, lui fa quello che gli dico. Ascoltami bene, Art, ti do 3 secondi per ridare al mio ragazzo il suo telefono o andrò direttamente dal preside e gli dirò che stai facendo il gioco dei tre bicchieri. Ma prima Simone mi deve ridare i soldi, giusto Simone? Sì, giusto, è colpa di Simone. Che stai dicendo? Ridammi il mio telefono. Dai ragazzi, ridategli quel telefono. Sì, non posso nemmeno chiamare la mia ragazza per colpa vostra. Proprio così ragazzi, nemmeno io posso chiamarlo, è tutto per colpa vostra. Ok ragazzi, basta, Art, ridagli il suo telefono e non giocare più con lui. Ok Julie, va bene. Simone, ecco, e non giocare più a quel gioco. E anche tu, Art, dovresti smetterla di giocare, altrimenti lo dirò davvero al preside. E immagino che tu non voglia farti espellere. Andiamo, Simone. Diana, non ho paura di te. Sì, è stata colpa di Simone. Sì, Diana, dovresti lasciarlo. Sì, lascialo! Accidenti, guarda quanto ti invidiano. Cosa? Simone, ascoltami bene, non c'è nessuno che mi invidia a causa tua. Mi hai causato solo problemi ultimamente. Ok, scusa. Okay.